Completiamo la nostra carrellata sulle aziende più importanti presenti a Vinitaly 2017 con l'azienda Serena, viticoltori dal 1881, quindi con una tradizione importante, 136 anni di storia, insomma, di storia e di successi. Un'azienda di Conegliano, quindi un'azienda che produce vini importanti, di OCG importanti. Quest'anno è presente al Vinitaly con alcune delle novità di questa edizione. Queste bottiglie davanti lo testimoniano, sia per qualità del prodotto contenuto che per la bellezza delle bottiglie. Ne parliamo con Chiara Serena, una delle titolari dell'azienda vitivinicola, che ci illustra in breve la presenza della sua azienda a Vinitaly e queste belle novità. Beh, intanto il Vinitaly è un appuntamento imperdibile per ogni produttore, quindi qui a Verona, come ogni anno, ci ritroviamo insieme a proporre ai nostri clienti, ma anche ai consumatori, quelle che sono le novità della nostra cantina, le novità di settore. Quest'anno in particolare presentiamo un restyling del nostro prodotto di punta, che è il nostro Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Terra Serena, e abbiamo fatto un restyling, diciamo abbiamo mantenuto quello che è il concetto principale di semplicità e di tradizionalità della nostra bottiglia, ma l'abbiamo un pochino modernizzata. Poi una novità assoluta per noi quest'anno, perché è l'unico prodotto che facciamo a marchio nostro, è un vino bianco spumante Gran Cuvée Brut della nostra pregiata linea Ville d'Arfanta. Questo è un nuovo ingresso quest'anno. E poi diciamo una cosa molto innovativa per noi, abbiamo voluto puntare su quelle che sono delle edizioni limitate. In questo caso abbiamo l'edizione limitata del Gran Cuvée, che è molto interessante sia perché è molto simpatica, è versatile, può essere utilizzata. Come idea, questa, vuol dire, la forma e ciò che c'è scritto sopra è molto bello. Vero? Sì. E poi comunque è importante perché rappresenta anche le nostre radici venete, quindi è interessante anche per i mercati esteri, che richiedono comunque dei prodotti di alta qualità, ma anche piacevoli da vedere, insomma, da portare a tavola e da condividere con gli amici. Poi una cosa importante per noi quest'anno è stato il rebranding del nostro marchio, diciamo, aziendale, per cui abbiamo cercato un pochino di rendere più internazionale possibile quella che è la nostra azienda, perciò questo è il logo nuovo ed è Serena Wines 1881, in modo da farci conoscere il più possibile anche all'estero e rendere, diciamo, la nostra azienda presente in tutto il mondo. No. Lei ha parlato di mercati, di presenza sui mercati, italiano il principale o internazionale? Ma diciamo che nel mercato Italia noi siamo presenti praticamente da sempre e quindi per noi è un mercato, diciamo, già stabile, sia per i nostri prodotti in fusto sia per i nostri vini in bottiglia. Diciamo che il mercato invece europeo ed extraeuropeo è una sfida per i produttori. Noi siamo già presenti nella maggior parte dei mercati, ma vogliamo farci conoscere il più possibile e quindi stiamo facendo diciamo delle campagne anche abbastanza importanti all'estero. Diciamo che i consumatori apprezzano sempre di più i prodotti made in Italy, soprattutto il Prosecco, che in questo momento la fa da padrone, e quindi i mercati sono molto aperti in questo senso per i produttori. Ciò cerchiamo in tutti i modi, diciamo, di farci conoscere il più possibile. Lei ha parlato di bianchi con le bollicine. Avete anche bianchi fermi e rossi? Certamente, abbiamo anche i vini fermi della tradizione, bianchi e rossi, vini Veneti GT, sia in diversi brand, tra l'altro. Parliamo, non so, dello Chardonnay, del Sauvignon, del Pinot Grigio, del Pinot Bianco, oppure anche rossi come il Merlot, il Cabernet, che sono classici delle nostre zone venete. Bene, che complimenti, 137 anni, un punto di arrivo ma anche un punto di partenza verso i futuri successi. Grazie. Non si finisce mai di crescere. Bene, complimenti, buon lavoro. Grazie.